Un saluto da Luca Mastandro. Allora, non so da dove cominciare. Inizio dicendo solamente una cosa. Io oggi, se fossi Simone Inzaghi, sarei incazzato come una nutria assassina. Contento per i tre punti, contento per la vittoria, ma sarei incazzato come una nutria assassina. Io oggi, se fossi Simone Inzaghi, adesso che la squadra ha appena finita la partita, appena entravo nello spogliatoio, chiudevo lo spogliatoio a chiave e gli facevo un culo così a quei giocatori che oggi sono entrati in campo nella maniera peggiore possibile. Non credo di aver mai visto in vita mia un allenatore che cambia 4 giocatori in una volta. Se ne avesse potuti cambiare 8 in una volta, secondo me ne avrebbe cambiati 8 in una volta, ne avrebbe cambiati. Ho visto più di un giocatore che sarebbe veramente da prendere per un orecchio, e più di un giocatore entrato in campo male, e più di un giocatore che si dovrebbe dare una bella svegliata. Allora, analizziamo questa partita. Comincia la partita, Inter che sembra anche essere entrata in campo abbastanza bene. Una cosa, Spidipizza Varella. Spidipizza, io ti voglio bene, ti difendo sempre e ci mancherebbe altro. Sei il centrocampista più forte che abbiamo. Anche oggi ci hai provato, hai preso in porta, hai tirato fuori. Sei uno di quelli che ci ha provato di più. Ho capito che sei in un momento d'oro. Sei in un momento che se caghi merda, la caghi d'oro. Ti viene tutto. 5 assist, tiri di destro, di sinistro, prendi i pali, fai gli assist, fai i gol. Però il primo gol nasce proprio da un tuo eccesso di confidenza e di leggerezza. Quando ti viene tutto, sei deconcentrato, no, può capitare. Il primo gol nasce veramente da una palla sanguinosa che hai perso, che mi ha fatto citare tutti i santi del paradiso. E lì la partita ci stava mettendo male. Poi che la squadra non ci fosse con la testa, anche De Vrij, quel retropassaggio a fine primo tempo, che De Vrij sono 2-3 partite che è un po' così, non lo so, primo tempo veramente, dopo che abbiamo preso gol, male, ci sono dei giocatori che, allora, Çalhanoğlu, io te l'ho già detto, se giochi così, Çalha, una volta ti frega il posto Vecino, la prossima volta ti fregherà il posto Vidal, cioè sei un ectoplasma, ragazzi, io veramente mi dispiace dirlo, ma Çalha, se giochi così, sei imbarazzante. Altra cosa, è dall'inizio del campionato che vi dico, se gioca Darmian ci sarà il suo motivo. Se ogni volta che Inzaghi parla con Dumfries, è l'unico che lo prende per un braccio, per essere sicuro che lo ascolti, ogni volta che ci parla lo prende per un braccio come i bambini, come dire, hai capito quello che ti sto dicendo? Hai capito quello che devi fare? Hai capito? Django fa, sì, non ha capito un cazzo. Oh, devi difendere, vuoi capire o no? Oggi Boga faceva quel cazzo che voleva, quindi dalla prossima volta, se Django torna in panchina, come probabilmente succederà, perché la testa fra nubli, almeno uno dice, fosse in fase offensiva un satanasso, fosse uno che spacca, neanche niente di te, di che, questo non vuol dire bocciare un giocatore, io analizzo quello che ho visto fino adesso, e fino adesso mi dispiace, ma se gioca Darmian ci sarà il suo motivo. Ha giocato il titolare in Coppa con lo Shakhtar, non ha fatto bene, ha giocato oggi, per carità di Dio, che da quella parte c'era Boga che proprio ringraziava, ogni volta che andava giù salutava e ringraziava, poi posso capire che Boga è forte, anche Darmian fa fatica con Boga, non è, però almeno quando è entrato Darmian ci metteva una toppa ogni tanto. Quindi da adesso in avanti non vi meravigliate più se gioca Darmian, per favore smettete di scrivere nei miei social perché non gioca Dumfries, perché è un bug, di dietro è un bug. Altra cosa, questa partita veramente deve fare giurisprudenza, perché grazie a Dio che l'abbiamo portata a casa, ma abbiamo fatto un sacco di cose che non dovevamo fare. Altra cosa, Lautaro Correa deve giocare. Lautaro Correa, oh che bello che giocano Lautaro Correa,
Finché sono stato in campo, Lautaro Correa, in due, zero tiri in porta, zero scambi, zero palloni tenuti, zero, 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 perché sono due attaccanti. È vero che Lautaro non è proprio il classico centravanti come era Lukaku o come può essere Dzeko. E Correa è un trottolino alla Sanchez che corre senza una posizione fissa, ma nessuno dei due è uno che ti fa salire la squadra, che ti tira il pallone. Quindi il tanto vituperato Dzeko, che può delle volte non piacere, che può delle volte magari quando gioca titolare essere un po' sornione per lunghi tratti della partita, a me anche l'ultima volta con l'Atalanta non era piaciuto troppo perché aveva sbagliato tanti palloni in appoggio facili, però speriamo che Dzeko stia sempre bene, perché se l'anno scorso non avevamo il vice Lukaku, quest'anno non abbiamo il vice Dzeko, perché il lavoro che fa Dzeko, ovvero avere presenza in area, presenza in area, quella che gli ha fatto fare il gol con l'Atalanta del pareggio, quella che gli ha fatto fare il gol appena entrato oggi, lui è uno che ha presenza in area e soprattutto è un punto di riferimento per i suoi compagni che tirano il pallone lì, lo vedono, lui stoppa il pallone, poi per carità non è che è sempre domenica e fa sempre, insomma, a parte che comunque se andiamo a vedere i numeri, i gol li sta facendo, però ragazzi, mi dispiace, un'altra cosa che abbiamo imparato è che Ozoga, Dzeko, Lautaro, Ozoga, Dzeko, Correa, perché Correa, Lautaro non li voglio bocciare, però abbiamo visto che in due fanno un pochettino più fatica perché nessuno dei due tiene un pallone. Poi cosa è successo? Ha fatto che dopo 55 minuti orrendi, 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 Inzaghi incazzato come una biscia, ha fatto 4 cambi, bravo mister che hai fatto 4 cambi, e l'abbiamo ripresa la partita con Dzeko che dopo un minuto che era entrata ha fatto gol e si è preso il calcio di rigore. Oggi l'ha vinta Dzeko, oggi l'ha vinta Dzeko con il gol del pareggio e con il rigore che poi ha trasformato da Lautaro nel 2-1. La partita di oggi deve fare giurisprudenza, perché tutte le cazzate oggi ci deve insegnare tutto quello che non si deve fare. Sono contento per i 3 punti, sono contento per la reazione, però non mi posso dimenticare i 55 minuti del primo tempo e i primi 10 del secondo orripilanti. Ma non è che io sono sicuro, vorrei essere una mosca nello spogliatoio dell'Inter, secondo me Inzaghi gli darà una strigliata che gli ribalta le orecchie a tutti, e fa bene, e secondo me fa bene. Poi davanti alle telecamere elogerà la rimonta, dirà che siamo stati bravi, che è anche vero. Però veramente io spero che Inzaghi negli spogliatoi, soprattutto a qualcuno, a Çalhanoğlu, a Dumfries, prova a prenderlo per tutte e due le braccia, non lo so cosa devi fare per fargli capire a Dumfries che ha dal turno in Drea. Calcio italiano 3-5-2 non è solo dritto per dritto in avanti, te da tournée ne kindre, te da tournée. Comunque è andata bene, portiamoci a casa questi 3 punti, che almeno andiamo alla sosta belli tranquilli, perché se oggi non avessimo vinto, sai che due maroni puoi farsi 2 settimane di sosta con le polemiche e contropolemiche. Continuiamo a prendere gol, va bene lo stesso, finché arrivano i 3 punti. Comunque io sono incazzato per i primi 55 minuti, ma contento di averla vinta così, perché secondo me questa partita da sola ha dato a Inzaghi più risposte di tutte le altre messe insieme. Oggi Inzaghi, che è un allenatore nuovo, deve imparare a capire la squadra che ha, perché ha una squadra nuova. Oggi secondo me in 90 minuti Inzaghi ha avuto più risposte da questa partita che da tutte le altre messe insieme. Quindi sono contento di averla vinta e che questa partita ci abbia dato al nostro allenatore tante risposte, perché secondo me il nostro allenatore torna a casa sapendo tante cose in più. Sapendo. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic. Poi come dico sempre, fare il cazzo di pare, ciao!